Ti va di avere un 2022 davvero diverso dagli altri anni della tua vita? Ti va di iniziarlo in maniera sostanzialmente energica, scoppiettante, di portarlo avanti sentendo che qualcosa cambia davvero? Se la risposta è sì, in questo video dovrai confrontarti con un aspetto in particolare, la trasgressione. Eh sì, proprio la trasgressione. Che rapporto hai con la trasgressione? Ti fa paura, ne sei attratto, attratta. Perché i 6 punti per un 2022 che sia un anno di cambiamento, che vedremo in questo video, hanno tutti la stessa base. Partono dalla trasgressione. Perché non ci rendiamo mai abbastanza conto di quanto i condizionamenti di questa società, le regole della nostra società, il tentativo di uniformarci di questa società ci rende piatti, ci rende tutti uguali e tutti spenti. Quindi che cosa abbiamo fatto sostanzialmente? Abbiamo preso una lista delle 6 cose che solitamente si trovano in rete per avere un anno bello da ricordare, produttivo, sereno, e le abbiamo reinterpretate. Abbiamo pensato, se invece noi volessimo trasgredire da queste regole che ci state dando, e se invece noi volessimo fare non l'opposto, ma qualcosa di diverso, come sarebbe il nostro prossimo anno? Ok, quindi andiamo a vedere questa lista. Il primo consiglio che trovi su qualunque sito di miglioramento personale, crescita evolutiva, è scrivi cosa vuoi migliorare in questo nuovo anno, cosa voglio cambiare in questo 2022. E noi qua lo reinterpretiamo un po'. Al posto di cosa voglio migliorare e cambiare di me, scrivi cosa voglio accettare di me nel 2022. Cosa voglio realmente guardare in modo amorevole, in modo non giudicante di me. Quali parti di me che non mi sono mai piaciute, quali cose di me che odio solitamente voglio iniziare a guardare in modo amorevole, ad accettare. E questa è una bella sfida per il prossimo anno. Vanno scritte però, ricordalo. Numero 2 delle liste molto diffuse è scrivi quale nuove abilità vuoi imparare nel 2022. Voglio imparare una nuova lingua, voglio imparare a utilizzare un software, voglio imparare una nuova abilità. E anche qua proviamo ad essere un po' trasgressivi. Scrivi quanti e quali momenti per me voglio ricavarmi nel 2022, non corsa a imparare a fare il corso da sommelier, corso di informatica, corso di inglese, corso di pallavolo, sempre nuove abilità. Ok? Prova a scrivere quanti e quali momenti, immaginali, voglio ricavare per me. Voglio 2 ore a settimana per me, ma per me non vuol dire per imparare nuove abilità o per fare un nuovo sport, per stare con me stesso, me stessa, per approfondire il rapporto con me. E anche qui abbiamo un po' trasgredito. Terza cosa che tutti dicono è scrivi quante persone nuove vuoi conoscere. Nel prossimo anno, quante nuove amicizie vuoi avere, quanti nuovi conoscenti vuoi collezionare. E invece io qua, anche qua voglio essere trasgressivo, scrivi quante delle persone che credi di conoscere, quindi quante delle persone della tua cerchia, della tua famiglia, vuoi iniziare davvero a conoscere nel 2022? Scrivi quali persone. Possiamo scrivere addirittura che vogliamo iniziare a conoscere meglio o a conoscere davvero il nostro partner, la nostra partner, o i nostri familiari, fino ad arrivare ai nostri vecchi amici. Perché questa corsa sempre al nuovo ci fa dimenticare che spesso non conosciamo le persone vicine a noi, perché non ci dedichiamo alla conoscenza di queste persone. Quindi scrivi quali persone della tua cerchia vuoi davvero conoscere. Altro punto fondamentale è come vuoi organizzarti meglio nel prossimo anno. Ecco, come vuoi organizzarti è un punto fondamentale, un punto che davvero viene trattato ovunque.
ci bombardano con questa idea dell'organizzazione per essere più produttivi. Come vuoi organizzarti per rendere di più, per fare più cose in meno tempo, per farle meglio, essere più produttivi? E qui proprio irrompiamo con la trasgressione. Scrivi in quali ambiti della vita vuoi iniziare a mollare il controllo. Concretamente, in quali ambiti, in quali situazioni, con quali persone vuoi iniziare a disorganizzarti, nel senso di mollare il controllo, nel senso di vivere lasciandoti trasportare. E questo è un aspetto molto importante, perché stiamo diventando dei veri e propri computer, delle aziende che camminano su due gambe, ma in realtà siamo morti così. Certo, facciamo tutto, lo facciamo abbastanza bene, ci fondiamo il cervello e ci disumanizziamo, ma siamo organizzati. Mollare il controllo è fondamentale. Quindi trasgrediamo anche questa regola. Ultima cosa molto molto importante: come puoi pianificare tutto, mettere tutto nelle routine, ok? In modo da poter avere il controllo, prevedere. E anche questo va contro uno dei principi umani più antichi, più profondi, più belli e più forti che tutte le tradizioni da sempre tramandano, che è l'affidamento, la fede, la fiducia, la fede positiva. Che tu creda nell'universo, in Dio, nella vita, ma se non hai la capacità di affidarti e vuoi pianificare tutto, rendere tutto ripetibile per mantenere il controllo sulla tua vita, ti scontrerai con la smania di controllo, ti scontrerai con la sofferenza che il voler controllare tutto porta, con la fatica, con la nevrosi a cui tutto questo porta. Quindi scrivi in quali ambiti vuoi iniziare a fidarti, avere fede positiva, affidarti. Ok, spero che tu abbia un buon rapporto con la trasgressione, perché quello che abbiamo visto è davvero trasgressivo. Questa è la vera trasgressione. Tornare umani, tornare a fare l'opposto di quello che ci viene proposto continuamente fino a imbottirci la testa e a renderci automatici. Ti auguro che il 2022 possa davvero essere un anno speciale per te, speciale nella normalità che vuol dire trasgressione. Quindi speciale nel tornare umano e pienamente in contatto con te stesso, con te stessa. Questo è l'augurio che ti faccio per questo 2022. Ah, ti avevo detto 6 punti all'inizio e te ne ho dati solo 5. Mi sa che ho pure incrociato un qualche punto. Ecco, questo è il sesto punto, questo è il punto più importante. Questo è quello che voglio augurarti di tutto cuore per il 2022. Sbaglia, fai tanti errori e soprattutto acquisisci la leggerezza che ti permette di mostrare i tuoi errori, di andare oltre la maschera del perfezionismo che tutti indossiamo, tutti impauriti, timorosi del giudizio degli altri, e nessuno che deve sbagliare, nessuno che si può permettere di sbagliare. Datti il permesso di sbagliare e soprattutto fallo davanti agli altri. Mostrati leggero e tranquillo nella tua infallibilità. Questo è l'augurio extra, il bonus, ma il più profondo, il più bello, il più vero che ti faccio per questo nuovo anno. E noi ci vediamo durante questo prossimo anno, la prossima volta.